La preistoria dell'Italia. Per quanto riguarda la preistoria in Italia, noi abbiamo dei reperti archeologici a partire dal IV-III millennio avanti Cristo. Da questi reperti archeologici indubbiamente abbiamo un quadro di questo genere, cioè ci è chiarissimo che in Italia la rivoluzione neolitica è giunta dopo che nel vicino Oriente. Diciamo che l'utilizzo della pietra levigata, al posto anche dei metalli, si è prolungato nel tempo, fino al terzo millennio avanti Cristo. Quindi nel terzo millennio avanti Cristo in Italia si utilizzava la pietra levigata e ancora non si conosceva il bronzo. Bisogna aspettare il 2000 circa avanti Cristo perché si diffonda l'utilizzo dell'uso del bronzo in Italia. I bronzi di Riace sono in epoca greca. Ma perché stiamo rifacendo la preistoria? Perché adesso, in questo secondo libro, noi parleremo di Roma e quindi dell'Italia. Quindi torniamo indietro e vediamo un po' la situazione dell'Italia, mentre contemporaneamente nel vicino Oriente, in Grecia, la civiltà si era molto diffusa. Allora, stavo dicendo quindi che nel secondo millennio avanti Cristo si sviluppa una civiltà, cosiddetta civiltà appenninica, lungo tutto l'asse centrale della nostra penisola, a partire dall'Italia centrale fino ad arrivare in Calabria addirittura, si sviluppa questa civiltà, la civiltà, la cultura appenninica, secondo millennio avanti Cristo, una civiltà e una cultura in cui non vi sono differenziazioni sociali, quindi per esempio tutti sono produttori e non consumatori, non vi è la differenziazione sociale. Pensate che nello stesso periodo, non so, nel vicino Oriente, in Grecia, ma soprattutto pensate al vicino Oriente, ci sono regni, imperi e città, e invece ancora in Italia si vive nei villaggi, come appunto gli uomini di questa cultura appenninica. È più o meno lo stesso anche nelle terre a mare. Se osservate la cartina che si trova alla pagina 5, osserverete che le terre a mare sono più o meno nella zona dell'Emilia. Che cosa si intende per terre a mare? Terre grasse, cumuli di materia organica sopra le quali vengono costruiti questi villaggi. I villaggi in questo modo sono preservati dalle inondazioni. Quindi quando c'è la pioggia, le inondazioni, loro costruivano i villaggi su queste alture. Certe volte anche le costruzioni sono su palafitte. Dimmi. C'è uno sviluppo di commerci tra la cultura appenninica e tipo le altre culture? No, erano più o meno culture autonome, autarchiche, diciamo. Cioè, governavano da sole. Sì, ecco, quindi avevano una specie di economia di sussistenza, ecco. Pertanto attraverso delle attività che comprendevano l'agricoltura e l'allevamento riuscivano a sopravvivere, ma cioè, ci sono dei contatti, ma sono dei contatti abbastanza sporadici. Dal punto di vista della religione, pensiamo per esempio ai Camuni, no? Noi sappiamo che c'erano dei contatti fra i Camuni che si trovavano appunto nella Valle Camonica e altre popolazioni dell'Austria, della Germania, quindi dell'Europa centrale. Però, ecco, da un punto di vista economico, diciamo che prevaleva una sorta di autarchia. Vivevano in modo molto semplice le persone in questo periodo in Italia. Appunto, vi dicevo, con la produzione agricola che poteva garantire loro la sussistenza e un po' di allevamento. Poi, sempre nel secondo millennio avanti Cristo, incominciano a esserci i primi viaggi dei micenei, quindi provenienti dalla Grecia, e cominciamo a vedere alcuni manufatti sicuramente di una qualità superiore, migliore, per esempio in Puglia. Evidentemente le navi dei Greci erano giunte fino a questa regione, non però per insediarsi, non è ancora il periodo in cui si formano le colonie greche, questo avverrà con la Magna Grecia, ben sappiamo, intorno al 700 a.C. Altre civiltà che si sviluppano in questo periodo, importanti, interessanti, sono quelle per esempio della cultura nuragica in Sardegna. Anche le popolazioni, quindi dei Sardi, che hanno sviluppato questa cultura, vivevano in un modo abbastanza semplice, però queste costruzioni che ci sono rimaste, qui vediamo per esempio il nuraghe di Santo Antine in Sardegna, erano costruzioni piuttosto complesse.
che potevano prevedere un'organizzazione sociale già più, diciamo, differenziata, elaborata, sì. Nei registri dei greci, degli egizi, c'era scritto che tra i popoli del mare figuravano anche tipo gli etruschi. Sì, è vero, adesso ne parleremo, sì, sì. Un periodo dopo, quindi. Sì, sì, un periodo successivo, sicuramente. Noi stiamo parlando ancora del secondo millennio, quando per esempio sono costruiti questi nuraghi in Sardegna. Ecco, riguardo a queste costruzioni ci sono state svariate interpretazioni. Diciamo che la maggior parte degli studiosi pensa che si tratti di costruzioni che dovevano servire per controllare il territorio, dovevano servire per uno scopo anche militare, oppure per riunioni. Altri studiosi dicono che periodicamente ci si riuniva in queste costruzioni, in questi nuraghi, per tenere delle assemblee. Oppure altri, ma una minoranza, dicono che si tratta anche di costruzioni di carattere religioso, ma direi che per la maggioranza gli studiosi sono arrivati a questa conclusione. I nuraghi servivano per controllare il territorio. Parliamo adesso delle lingue. Nell'Italia del secondo millennio, del primo millennio, abbiamo la compresenza di lingue di origine indoeuropea e lingue non indoeuropea, quindi di conseguenza gli studiosi sono arrivati alla ipotesi che ci fossero popoli indoeuropei e popoli non indoeuropei. Diciamo che poi alla fine prevarranno sicuramente i popoli indoeuropei, poiché prevarranno le lingue indoeuropee. Tuttavia sono rimasti dei sostrati, sono rimaste delle testimonianze che i linguisti sono riusciti a cogliere, anche risalenti a periodi precedenti e a lingue non indoeuropee, come per esempio nelle parole, nei nomi di alcune città che terminano in ento, Sorrento, Agrigento, risalirebbero a lingue non indoeuropee, e altri termini come il Giglio, l'Ilium e altre parole che non sono di origine indoeuropea, quindi delle popolazioni autoctone che erano presenti nell'Italia precedentemente, prima delle invasioni indoeuropee. Quali sono questi popoli di lingua non indoeuropea? Probabilmente sono i Liguri, li vedete in questa cartina della pagina 7, i Liguri vivevano in una regione più estesa dell'attuale Liguria, anche più a nord dell'attuale Liguria. I Veneti sono indoeuropei, invece i Reti non sono indoeuropei. Reti e Camuni nelle regioni alpine e prealpine, Reti diciamo nelle regioni tra virgolette dell'odierno Trentino, Alto Adige, tra il Garda e il Brennero, invece i Camuni nella Valle Camonica. Poi ancora non indoeuropei, i Sicani che abitavano nella Sicilia centro-meridionale, e invece gli Elimi nella Sicilia occidentale. Elimi è un nome, diciamo, una popolazione autoctona, addirittura neanche indoeuropea, che abitava in quella regione che poi fu colonizzata dai Fenici, cioè la regione di Palermo, insomma. Invece abbiamo le lingue indoeuropee appunto presso i Veneti. Il venetico sarebbe un linguaggio indoeuropeo, parlato nel Veneto. Il celtico, come sappiamo, nell'Italia settentrionale, i Celti e i Galli provenivano dalle regioni centrali dell'Europa, e quindi ovviamente anche noi, diciamo, Celti, Insubri, Lombardi, imparentati con Celti di altre Celti, le regioni dell'Europa, quindi per esempio i Galli, i francesi. Poi il Falisco, lingua parlata intorno a Falerio, terna Civita Castellana nei pressi di Viterbo. Poi l'Osco Umbro, ecco qui abbiamo un ceppo linguistico importantissimo, perché accomuna molte popolazioni che vivono lungo la dorsale appenninica, vale a dire gli Umbri, che abitavano in Umbria, i Sabini, nell'omonima regione a sud dell'Umbria, poi i Latini, e da qui appunto latino Roma, l'Osco, in un'ampia area della Italia meridionale. Infine, sempre appartenevano al ceppo indoeuropeo il Messapico, popolazione della Puglia, e il Siculo nella Sicilia orientale.
con l'andare dei secoli si diffonde anche la conoscenza del greco, i greci avranno sempre più contatti con le popolazioni dell'Italia, del fenicio e dell'etrusco. Fenici e cartaginesi andranno a colonizzare, come ben sappiamo, appunto la Sardegna e la Sicilia occidentale. E infine c'è la Sardegna, e qui la cosa è molto più controversa, perché per alcuni addirittura la Sardegna e le popolazioni dei Sardi sarebbero provenienti dall'Oriente, ma più probabile che i Sardi siano giunti dall'Alto Adriatico. Bene, adesso è il momento di parlare degli Etruschi, dalla civiltà villanoviana a quella degli Etruschi. Esiste un borgo nei pressi di Bologna che si chiama appunto Villanova, nel quale sono stati ritrovati dei reperti archeologici risalenti intorno al 1000 avanti Cristo. E poi si sono scoperti altri reperti archeologici simili a questi, sempre intorno a quel periodo, 1900, massimo 800 avanti Cristo, in una regione che è anche vicina all'attuale Toscana. Ebbene, attraverso questi reperti archeologici noi siamo arrivati a conoscere una civiltà più raffinata rispetto alle civiltà preesistenti, quelle della cultura appenninica, terramaricola, eccetera. Una civiltà in cui vi è una maggiore differenziazione sociale, vale a dire quindi che ci sono delle classi emergenti, dominanti, e invece delle classi subalterne. Una civiltà che è capace di manufatti come, vedete, quest'urna biconica presente nella pagina 8. Una civiltà in cui è attestato il passaggio dalla sepoltura all'incinerazione, appunto questi vasi erano usati anche per raccogliere le ceneri dei morti, e in quel periodo questo rappresentava una forma di civiltà superiore rispetto a quella precedente. E insomma, in generale, comunque, i manufatti artistici provenienti dalla Toscana o da parte dell'Emilia di questo periodo, realizzati da questa civiltà villanoviana, indubbiamente rappresentano un'evoluzione rispetto al periodo precedente. Poi, qualche secolo dopo, più o meno nella stessa zona, regione dei villanoviani, ma in una regione anche più vasta, è attestata una civiltà decisamente più evoluta, elaborata, è la civiltà degli Etruschi, chiamati anche Tusci. I romani li chiamavano anche Tusci, da cui Toscana, no? Mentre invece i greci li chiamavano Tirreni. Era una popolazione che aveva elaborato una vera e propria civiltà urbana, quindi molto più evoluta rispetto a quella precedente. I villanoviani vivevano ancora in villaggi, non erano stati ancora in grado di realizzare delle vere e proprie città. La civiltà etrusca si estese tantissimo, al massimo del suo splendore, la civiltà etrusca arrivò a toccare anche la pianura padana e la Campania. Il cuore comunque della civiltà etrusca era racchiuso dal fiume Arno a nord, dal fiume Tevere a sud. Il Tevere era il confine della civiltà etrusca. Veio era una città vicinissima a Roma, solo che Veio era sulla riva destra del Tevere, mentre invece Roma sulla riva sinistra. Sulla riva sinistra del Tevere i Latini, sulla riva destra del Tevere gli Etruschi. Poi ancora il mare Tirreno e l'Appennino come i confini naturali di questa civiltà. Quindi la Etruria antica era più vasta rispetto alla Toscana moderna, un pochettino più a sud rispetto alla Toscana moderna, perché la Toscana moderna va a nord oltre il fiume Arno, però non arriva assolutamente fino al fiume Tevere, a sud. A Roma, quindi, fino all'Etruria. Eh sì, infatti, stavo spiegando che gli Etruschi erano confinanti con i Romani. I Romani erano appena appena al di qua del Tevere, riva sinistra, mentre gli Etruschi erano al di là, riva destra. Una domanda importante che si sono fatti anche gli antichi
è la seguente: ma gli Etruschi sono immigrati provenienti da altre zone e regioni, oppure sono popolazioni autoctone originarie del posto? Gli stessi antichi si dividevano in due fazioni. Secondo Erodoto, gli Etruschi erano immigrati provenienti dall'Asia Minore, provenienti dalla Lidia, quindi da una regione dell'Asia Minore. Mentre invece, secondo Dionigi di Alicarnasso, gli Etruschi erano autoctoni, quindi originari della stessa regione. Della stessa. Prof, da Asia Minore, il sud dell'Asia. No, non è il sud dell'Asia, no. L'Asia Minore è la Turchia, praticamente, non è il sud dell'Asia. L'Asia Minore è la Turchia. Infatti la Lidia è una regione della Turchia. Secondo Erodoto, a un certo punto, in questa regione, appunto della Lidia, ci fu una carestia tremenda, per cui una parte della popolazione fu costretta ad emigrare. Tirreno, questo personaggio mitologico, prese il mare insieme con gran parte della popolazione per andare a cercare una nuova terra, e la trovò, dopo un lungo viaggio, la trovò appunto sul mar Tirreno, che da lui prese nome, perché poi morì in questo mare. Allora, probabilmente gli Etruschi quindi non sono di origine autoctona, ma sono immigrati. Non sappiamo se effettivamente le cose siano andate come ha detto Erodoto, anche gli studiosi oggi sono un po' divisi fra di loro, ma in genere accolgono questa ipotesi, anche perché, come stavi dicendo tu prima, abbiamo ritrovato in alcuni documenti l'attestazione che c'erano alcuni popoli del mare, tra cui Sardana, antenati dei Sardi, e Tuscia, che sarebbero appunto i Tirreni e gli Etruschi, di cui si parla nell'elenco dei popoli del mare, un testo egizio. Mentre, ancora un documento ancora più importante, viene dall'isola di Lemno, c'è un'iscrizione in cui ci sono forti analogie fra l'Etrusco e le lingue dell'Asia Minore, quindi appunto le lingue della Turchia, che sarebbe appunto questa zona di origine degli Etruschi. Come avveniva spesso nell'antichità, una leggenda, la leggenda di Tirreno, probabilmente aveva un fondo di verità, cioè davvero vi era stata una migrazione, una colonizzazione di genti provenienti dall'Asia Minore in Toscana. Passiamo adesso a parlare della lingua degli Etruschi, una cosa abbastanza controversa. Diciamo che noi siamo in grado tranquillamente di leggere i testi etruschi, ma non siamo molto facilmente in grado di interpretarli, in quanto gli Etruschi utilizzavano l'alfabeto greco, quindi noi riusciamo a leggere il testo. Ma siccome probabilmente questa lingua non era una lingua di origine indoeuropea, ma era una lingua che aveva una sua origine diversa, non sempre riusciamo a leggere questi testi. Al massimo riusciamo a capire a grandi linee il significato di queste iscrizioni. Per fortuna ci sono anche dei testi bilingui. Per esempio, qui abbiamo una lamina aurea che è in lingua etrusca e anche in lingua fenicia. Quindi attraverso queste comparazioni siamo in grado di capire un pochettino meglio le caratteristiche di questa lingua, della lingua degli Etruschi. Società ed economia degli Etruschi. Allora, abbiamo detto che è intorno all'VIII secolo che chiaramente nasce la civiltà degli Etruschi. C'è un arco di tempo quindi che va dall'VIII secolo al III secolo avanti Cristo. Con il III secolo avanti Cristo gli Etruschi perdono definitivamente la loro autonomia ed indipendenza. Stavamo dicendo VIII secolo. Con l'VIII secolo si passa dai villaggi dell'epoca villanoviana alle città. E infatti proprio la società degli Etruschi è una società basata sulle città, le città-stato, un po' come abbiamo visto anche nella Grecia classica. Città-stato che si coalizzavano al massimo fra di loro, avevano creato una sorta di federazione, la cosiddetta Dodecapoli, ma che era una federazione soprattutto a scopo religioso, esattamente come, vi ricordate, le anfizionie dei greci? Probabilmente queste città-stato erano riunite soprattutto per scopi religiosi, perché si riunivano in questo santuario della dea Voltumna a Volsini, dove si svolgevano feste e giochi comuni, ma generalmente non prendevano insieme le decisioni politiche e militari più importanti, erano indipendenti quindi l'una dall'altra. Questo costituì anche la debolezza ovviamente
degli Etruschi. Gli Etruschi infatti non furono in grado poi di contrastare la potenza romana, proprio perché ogni città-stato si difendeva da sola, si organizzava militarmente da sola. E questo è il motivo per cui Veio, la principale città-stato etrusca nemica di Roma, poi fu sconfitta dai romani. Quindi città-stato collegate fra di loro, le 12 città etrusche erano Etruria Marittima, Cerveteri, Veio, Tarquinia, Vulci, Vetulonia, Roselle e Populonia, mentre l'Etruria centro-settentrionale era costituita dalle altre 5 città della Dodecapoli, vale a dire Volsinii, Chiusi, Perugia, Arezzo e Volterra. Generalmente queste città erano poste su alture e anche se nelle vicinanze del mare non si trovavano sulla costa, ma appena appena un po' più all'interno, cosa che favoriva l'organizzazione, il controllo del territorio. Parliamo adesso della società presso gli Etruschi. Probabilmente le città-stato etrusche erano organizzate in modo monarchico, c'era una specie di re, loro lo chiamavano il Lucumone. Questo Lucumone era più un sacerdote, un grande giudice, più che un vero e proprio re. Probabilmente anche all'inizio di questa storia della civiltà etrusca il Lucumone doveva condividere il potere con i nobili anziani aristocratici. Si passa dalla monarchia alla oligarchia, direi che il regime, ecco, degli Etruschi in generale, predominante, è quello dell'oligarchia. Cosa vuol dire? C'era un senato, c'erano degli aristocratici che detenevano il potere ed erano pochi alla, ecco cosa vuol dire infatti oligarchia, pochi al potere, pochi al comando dello Stato. La maggior parte della popolazione era sottomessa a questi nobili aristocratici, lavorava, erano lavoratori diretti. C'era la schiavitù, anche se bisogna dire l'economia degli Etruschi non era un'economia schiavista basata al 100% sulla schiavitù, come accadrà invece per i romani o come era accaduto, abbiamo visto, per i greci. Ecco, le tombe che sono rimaste, pervenute a noi, testimoniano di una ricchezza di questa classe dirigente etrusca che poteva permettersi magnifici manufatti di oro, d'argento, di bronzo e di ambra. È una cosa molto interessante per noi anche la condizione della donna. Se andate a vedere la pagina 4, per esempio, c'è una scultura in cui sono presenti un marito e una moglie in atteggiamento affettuoso, esatto, e dove è evidente il ruolo importante dato alla donna. La donna è alla pari dell'uomo, la donna è affezionata all'uomo e nella società etrusca probabilmente la donna aveva un ruolo superiore rispetto sicuramente a quello della civiltà greca e a quello della civiltà, e a quello della civiltà romana. Ecco. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.